poggiamo la birra che non cala. Salve, io sono Alessandro e ovviamente è strano, siete, vedete un blocco nero unico, non lo so, vedo solo queste luci che mi acceca. Ok, mi dicono che sono un po' all'antica. Beh, magari può anche essere vero, però cos'è essere moderno? Cioè, avete presente a Padova la gente che cammina con questi cani, questi nomi, io all'epoca non li conoscevo, cioè Bovaro del Bernese, il cane lupo, fino là ci arrivo, cecoslovacco, la Kita da quel film giapponese, lo Shatsu, il Kurt Russell, ma il top del top è quel cagnolino piccolino, no? Che per me più che altro è una scorreggia di pelo, insomma, si chiama il Cavalier King Charles. Dice, madonna, sarà un molosso, sarà 60 kg, insomma, il King. E invece c'è questo cagnetto che sembra un bastardino. Ed è, cioè, famoso perché praticamente in certi dipinti antichi con quella d'Inghilterra c'era sto cane, quindi tutti a impazzire per sto cane. Tra l'altro mi sono anche informato che poi era sparita la razza e l'hanno rifatta, cioè, pensa alla pazzia della modernità. E vabbè, mia moglie dice, perché sei antica. Cerchiamo di diventare moderni anche noi, allora, tramite amici, insomma, vengo a conoscere che c'è sta ragazza, deve trasferirsi all'estero, perché adesso va anche di moda, si ci sposta di qua di là, poi alla fine si fa un cazzo, torna a casa, ma è un altro discorso. E in pratica c'è sto cane, allora porto mia moglie, faccio la sorpresa, dai, arriviamo là a sta casa, arriva sto cane di corsa, mia moglie lo prende, cioè, lo accarezza e si innamora, cioè, caro da Dio. È sto cagnetto piccolo, praticamente avete presente il bulldog francese. Bulldog francese, vedi sto cane, lei fa caro, questo orecchiette gonfio, sto nasino schiacciato. Si è innamorata pazzamente. La padrona dice, vabbè, ve lo do. E comincia a piangere. Ettore. Sì, Ettore, cioè, anche un mitico nano. E praticamente lei mi guarda, cioè, mi fa un po' una descrizione di questo cane, comincia a piangere. E io dopo un po' ho capito perché piangesse sta ragazza. Cioè, non era un pianto di disperazione, era contenta. Cioè, 1500 euro di cane, senza articolazioni, rigido, senza naso, con queste orecchie sproporzionate, senza coda. D'estate non lo puoi portare al mare perché è caldo, solo all'alba oppure dopo, ma molto dopo il tramonto. Montagna, neanche a parlargene. Non riesce a respirare, cardiopatico. Se gli fai le vaccinazioni solo in due tranche perché è allergico, allora prima una parte e poi un'altra. Dito nel culo due volte l'anno. Non ci credevo, ma è vero, perché hanno le ghiandole perianali interne, perché il cane normale, bastardino, ce l'ha esterne. No, ma giustamente questo cane interne e tu non riesci a trovarle. Quindi vai dal veterinario specializzato, 50 euro, quindi se avete problemi magari fate un secondo lavoro, imprate un traduttore al culo al cane. E insomma, dopo tutte queste cose, dopodiché non puoi portarla a camminare sul selciato, il Jarin cosiddetto, era povera, perché si incastrano i sassolini nella zampina. Dopo devi pulire il musetto perché fa le piaghe, cioè ragazzi, roba incredibile. Io, cioè, a un certo punto mi sentivo male e guardo mia moglie e mi fa, ti prego, è tanto dolce. E vabbè, portiamo a casa sto cane. È stata praticamente contentissima, ci dà Ettore, vai, piglia, e io comincio a portarlo fuori, tira come fosse nato, a parte che in macchina sentivo sto puzza da cagnon, cioè indescrivibile. Allora nel mentre passo, wash dog, lavata, già lì comincia a innaffiare tutto il locale, la serie, il cane d'appartamento non piscia, mi raccomando, poi lo lavo, finalmente almeno non sento sto odore, me lo porto a casa, poi lo porto fuori, una pipì, due pipì, giustamente i cani fanno quello, a un certo punto vedo che si gira, fa una botta di diarrea, madonna santa, ha problemi sto cane, vabbè, di parte un'altra pisciatina, poi un'altra botta, e poi si sporca, quindi mia moglie va che la pulisce, chiamo la tipa, magari questo qua ha un problema, ha mangiato qualcosa, non lo so, siamo anche un po' preoccupati, giustamente siamo amati gli animali. Allora chiamo, senti, ma cioè, Ettore, sì, l'ho portato fuori, caro, sì, caro, ma ha problemi allo stomaco, perché questo qua spruzza. No, ma è normale. Sì, è diarrea territoriale. Dico, ma in che senso? No, ma è normale, perché sai, c'è il discorso delle ghiandole perianali, sì, mi ricordo. Perché vengono stimolate quando il cane fa
la poppa è un po' solida, quindi schiaccia e lascia un odore che per il territorio, ma lui non lo fa e quindi fa diarrea a manetta, quindi non preoccuparti. Vabbè. E comunque, eventualmente, se hai altre problematiche, puoi chiamare la consulente comportamentale del cane. E dico, ma in che senso? Sì, perché sai, l'anno scorso l'ho visto un po' così, era un po' sottotono, sto cane, non mangiava. E allora ho chiamato questa consulente e mi ha detto, secondo me questo cane è un po' depresso. Depresso? Eh sì, un po' depresso, gli prenderei un compagno, un qualcosa. E io dico, ma proprio a me? Cioè, un cane depresso a me. Cioè, io ho fatto i salti mortali per cambiare lavoro. E dopo vengo qua, cioè, giustamente a fare stand up per trovare gente che messa peggio di me, che ride le mie battute. E cazzo, mi prendo il cane depresso. E mia moglie mi guarda. Vabbè, chiamalo, no? E mi farò santo a un certo punto. Porto a casa il cane, tranquillissimo. E invece, da tranquillissimo, comincia a fare il disastro. Cioè, corre, salta, morsica. Allora cioè, mi ha dato il numero, chiama sto consulente, sta benedetta consulente comportamentale. Dico, salve, sono Alessandro. Ho preso il cane, Ettore. Ah, Ettore, caro, 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 è dolcissimo. Dico, sì, guardi, magari anche no. Cioè, c'ho un piccolo problema. Perché sai, un po' alterato, un po' attivo, così. Ma strano, è così tranquillo, così dolce, educato. Sì, anche no. E allora mi guarda e fa, cioè, mi chiede, ma scusi, non l'avrà mica lavato? Viva Dio, guardi, puzzava come un topo morto, ho preso dal wash d'olio da una sciacquatina, proprio un, due, tre. Ma si rende conto? Ma cosa ha fatto? Lo stress per questo povero cane. Lo stress. E mi... Cioè, due secondi lo metti in macchina, mi rosica il pomello del cambio. Uno. Arriva a casa, mi inonda la casa di piscio. Vado dalla vicina un attimo, piscio anche dalla vicina, faccio finta di niente, da una pulitina. Torno a casa, non faccio ora a dire a mia moglie, cazzo, ma sto cane qua è un disastro. Mi mangia due ciabatte, destre. E in un secondo mi vedo che che mangia qualcosa. Ma cos'è? Cazzo, mi ha preso il multifunzione del DVD. Me l'ha rosicato tutto con annesso anche il guscio Meliconi. Megoglioni. Cioè, guardi, va bene, allora non porti niente, non mi chiami più. Mi metti giù. Sguardo di occhio, scambio di occhiate con mia moglie. Ok, vado, chiamo la tipa non sapeva. Porto dietro il cane. Lei mi fa, no, ma sai perché non hai pagato? Va bene, non ho pagato, ho diritto di recesso, tieni il cane e arrivederci. Ciao. E allora, dall'epoca, ho deciso di essere un po' perfido. E allora anche io adesso vado in giro per Padova col cane, il mio cane, un bel bastardino preso dalla Romania, adottato, e vado in giro con Lisa, no? E allora la gente anche a me mi ferma, no? Caro, cara, che bella, che dolce, ma di che razza è? E li guardo, è un pitskin dei Carpazi. Ah sì, lo sentivo. Sì, sì, un cane da caccia, da tana, perché poi non basterebbe, dico io. Da volpe, cioè, snasa, parte come un missile. Ah sì, 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 ho capito. E io vorrei dire, ma sì, cosa? Cosa? Sta gente moderna. Siccome adesso c'è internet, le informazioni, si sa tutto, si inventano tutte ste razze inventate, secondo me. E la gente non può stare dietro a tutto. Non ce la fai, è impossibile. E quindi cioè, loro si fidano della mia faccia così pulita, sorridente. Poi convinto dico, sì sì, un cane da caccia. Cioè. E quindi si fanno prendere in giro da me e fanno la loro figura di merda. Però merda moderna. Grazie.